Pippa. Se fossi della nostra Barbarella nazionale, che poi è anche partenopea, abbiamo la nostra Rosaria! Eccola pronta, sta arrivando, le mani! Rosaria, la Barbarella napoletana, che non se ne frega dei figli di troppo. Rescigno, a cui fare un applauso, perché lui è un costruttore straordinario della provincia di Salerno, ha un'impresa incredibile, sindaco, lui fa sempre lavori pubblici, quindi sicuramente... Però come hobby da piccolo è la musica, appena mi conosci. Ci siamo conosciuti da piccoli e quindi è così. E allora? E allora Anna? Rosaria è una artista, lei è quasi tutti i pomeriggi da Barbara D'Urso. Per bene, okay. Ragazzi, noi qua ci stiamo incontrando per divertirci, chiaramente. Rosaria è quasi tutti i pomeriggi a Milano, quindi le facciamo un applauso perché ha trovato il tempo di venire qui da noi a Castel San Giorgio. Io ora pubblicamente ti faccio dare un bacio al nostro sindaco. Tu non lo conosci? Eccola là, è una figa straordinaria, pazzesca di lei. Vale dare un bacio che lo mandiamo a Barbara D'Urso, e tra un po' ci troviamo non alla provincia, alla regione, ma che dico alla regione, dico al mondo. Allora, lei è la nostra panterona sexy, quasi un pomeriggio sì, un pomeriggio no, la potrete trovare da Barbara D'Urso, che voi la sopportiate o meno, noi, e qui mi parte l'applauso, ce l'abbiamo qui a Castel San Giorgio!
fotografo d'eccezione che è Raffaele Evangelista, e gli facciamo un applauso. Farà questo video tutto quanto per noi, la panterona sexy ci farà ballare tutti quanti insieme, però lasciatemi un minuto di Curvy Pride, cioè perché lei è qui con noi, cioè facciamo i seri per un attimo e poi ci scappelliamo, lasciamo i reggiseni, le mutande e tutto. E allora panterona, dillo pure a Luisa Trezza che domani farà un articolo fresco fresco di Trinco insieme a Giambattista Rescigno e tutti i giornalisti che sono venuti qui questa sera. Di Trinco, come si dice noi al sud, diciamo di Trinco, bello fresco fresco. Ovviamente i drink qua si sono lanciati proprio alla grande. Allora, panterona, noi vogliamo dire al pubblico di Castel San Giorgio che dobbiamo essere fieri del nostro corpo. Tu sei bellissima. Facciamo un applauso a Rosaria Lella. Ci sei? Ok. Che tu sei bellissima, Lella. Ma sono tutte belle, tutte, tutte, tutte. Ragazze, in pratica che cos'è il bacio di Curvy Pride? Concetta Caputo è questo, che quando noi ci incontriamo per strada ci baciamo perché abbiamo gli stessi intenti, quelli di essere donne, donne con i controco. Benissimo. Allora, io vi dico questo, l'esperienza di Rosaria, ora l'ho fatta lasciare, insomma, mi ho messo un po' di musica e vi racconto di lei. Allora, lei ha conosciuto Barbara D'Urso. Barbara D'Urso ha deciso di fare un percorso con Rosaria, che fa parte di un gruppo. Il gruppo si chiamano Le Panterone Napoletane. Lo vuoi spiegare tu? Perfetto. Allora, noi siamo, io faccio parte delle Panterone Partenopee, donne dai 45 ai 56, belle, ciascione ciascione, come disse Barbara venerdì scorso, come me, perché ciascione, Barbara è napoletana, quindi adora tutto ciò che è partenopeo, voglio dire. Quindi per lei è stata, siamo state ospitate tante volte, abbiamo fatto un video musicale che potete andare su YouTube e vederlo, che è, dateci un microfono. Quindi andate, c'è anche una nostra pagina, Panterone Partenopea su Instagram. La mia invece è Rosy Panterona Partenopea Curvy, è fiera di esserlo. Io sto con Anna Cicalese. E io sto con Anna Cicalese! Ora vi voglio tutte in piedi a
mani su, le mani su, le mani su, le mani su. Francesco. Questo è il ballo del qua qua e di papero che sa fare solo qua qua qua, qua, qua. Mamma papero e papà con le mani fa qua qua. E una piuma vola già di qua e di là. Le ginocchia chiedo un po', poi scongiuzzola così. Batti forte le tue mani e fai qua qua. Con un salto vai più là, con le ali torna qua. Ma che grande novità. Sapevo che esiste una lima, ma ci sembra faccia mangiare.